Buonasera a tutti e non vi dubbio. Ok, allora io mi chiamo Ahmed Jazz e faccio mediatore interculturale da più di 20 anni con la Forum per l'Intercultura della Caritas. L'intercultura per me prima era una materia e poi è diventato un modo di vivere. Per essere interculturalizzati la regola è devi essere umile, cittadino del mondo e pensante. E questi valori che ho sempre trovato in Luigi Longini, che devo presentare oggi, non perché sta qui, perché per il suo libro, ma ogni volta che l'ho incontrato, lui ha sempre avuto questa pazienza di ascoltare il prossimo, e per questo che riesce a scrivere questa grammatica dell'integrazione e anche questa parola, un gioco di parole che per me anche così colori sparati che mettono, no, in evidenza la pluralità del pensiero. Io volevo ringraziare anche qua alcuni maestri delle scuole, delle preside che vedo qua, che ho lavorato in diversi anni, e grandi maestri di intercultura come Sandro Baldi e Franco Pettau, e ringrazio che sono venuti. E anche le mie studentesse, che ho appena finito un corso di mediazione interculturale. Ho letto il libro di Vinicio dopo tanti anni, perché si parlava dell'intercultura e purtroppo dopo ho avuto una pausa e sono stati scritti pochi libri sulla intercultura. E grazie a lui che ha riprodotto questo libro, e questo libro è un invito, vi dà tanti spunti quando leggete che si può integrare, l'integrazione reciproca non è difficile, ma stesso tempo allarma anche questo libro. Guardate, fra 10 anni ci saranno 1 milione di bambini in meno nelle scuole. E quindi dobbiamo attrezzarsi anche in questo punto di vista per me è molto importante. Vinicio in questo libro ha citato la nostra collega Ribka, che è 20 anni che lavoriamo in Forum per l'Intercultura della Caritas insieme, Maria De Lourdes e la scuola che a me è molto cara, dove lavoro sempre, Pisacane. E quindi in qualche modo mi è fatto risvegliare tutti questi ricordi, anche perché molti progetti che io facevo nelle scuole adesso sono diminuiti molto, però questo libro è molto importante anche per gli insegnanti delle scuole, lo staff delle scuole, perché è importante anche che tutti leggono, genitori, per sapere che questi quasi più di 800.000 bambini chiamati figli degli immigrati non sono bambini così, ma sono bambini speciali. Lui ha messo con 10 punti che il bilinguismo non è un problema, è una ricchezza. E come ha evidenziato quali sono i nuovi campi dove l'integrazione, grammatica d'integrazione può crescere, per esempio lo sport, la musica, e non serve sempre la lingua, no? Alle volte si dice che i bambini che arrivano non parlano la lingua italiana, ma lui gli dimostra che si possono usare tanti altri strumenti per l'integrazione e per lanciare questi bambini, perché molte volte anche messo in discussione la
quella quota di 30% che qualcuno ha proposto, lui mette in crisi questa quota perché molti di loro sono nati in Italia e hanno colori e religioni diverse, modo di vestire diverso, ma tutto questo non è una minaccia, ma è una richiesta. E io chiederei a lui di spiegare un po' perché per me è molto importante, perché la sua esperienza, la mia è solo a Roma e dintorni, molte volte anche qualche provincia come Latina eccetera, fino a Fondi, ma lui gira in tutta Italia e porta esempi di tutte le scuole italiane che hanno fatto tanti progetti di integrazione, ma stanno facendo anche oggi e hanno continuato a fare anche quando c'era la quota di 30%, quando c'erano alcuni leader politici che parlavano male di questa, questa scuola multiculturale. E vorrei sapere da lui come fai a portare, no, tutti questi queste testimonianze da tutto il paese, dal sud al nord, quelle best practices che hanno molte volte va detto che la scuola italiana è in crisi, invece tu fai vedere che la scuola italiana molte non sono scuole italiane, ma è la scuola italiana paritaria per tutti. Questo mi piace tanto, è che non è discriminatoria. Grazie, adesso chiedo a te di spiegare un po' quello che penso io anche.